Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia gozzo tiroideo. Con il termine gozzo si indica l'aumento di volume della tiroide, la ghiandola a forma di farfalla posta alla base del collo. La tiroide è una ghiandola che controlla molte funzioni dell'organismo quali l'attività cardiaca, il metabolismo basale, l'utilizzo dei glucidi e dei lipidi, il metabolismo scheletrico e, nel feto e nel neonato, il corretto sviluppo del sistema nervoso. Il gozzo non è necessariamente associato a un malfunzionamento della tiroide. La carenza di iodio rappresenta una causa importante di gozzo. Che cos'è il gozzo? Il gozzo consiste nell'ingrossamento della tiroide e può essere classificato come endemico, quando cioè interessa più del 10% della popolazione di una determinata area geografica, o sporadico. Il gozzo endemico è legato alla carenza di iodio, un elemento chiave per la corretta sintesi di ormone tiroideo. Il gozzo può essere inoltre classificato come diffuso o nodulare e, sulla base della funzione tiroidea, come normofunzionante o iperfunzionante, tossico. Il gozzo è relativamente più frequente nelle donne e ha un andamento familiare. Quali sono le cause del gozzo? Nel gozzo endemico l'ingrandimento della tiroide è la conseguenza della carenza di iodio. La carenza iodica, inducendo una minore attività di sintesi dell'ormone tiroideo, porterebbe a un aumento della secrezione di TSH, l'ormone che, prodotto dall'ipofisi, regola la funzione della tiroide, che a sua volta determinerebbe il progressivo ingrandimento della ghiandola. Un'altra causa di gozzo sono le malattie autoimmuni della tiroide. Nel caso della tiroidite di Hashimoto, la presenza di anticorpi antitiroide porta a una progressiva infiltrazione della tiroide da parte dei linfociti con conseguente ingrandimento della ghiandola. Nel caso invece della malattia di Graves, ipertiroidismo, il gozzo è la conseguenza di anticorpi tireostimolanti i quali, oltre a determinare un'eccessiva produzione di ormoni tiroidei, induce un aumento dimensionale della tiroide. Il gozzo può avere anche altre cause. Può essere infatti la conseguenza dell'utilizzo di alcuni farmaci o del consumo di quantità elevate di alimenti, detti gozzigeni, quali cavoli, rape, broccoli e cavolfiori. Quali sono i sintomi del gozzo? I sintomi del gozzo dipendono dalle dimensioni della ghiandola e dall'eventuale presenza di alterazioni della funzione tiroidea, ipo-ipertiroidismo. In presenza di un gozzo di cospicue dimensioni il paziente può riferire difficoltà di deglutizione, disfagia e di respirazione, dispnea. Come prevenire il gozzo? La prevenzione del gozzo si attua integrando nella dieta adeguate quantità di iodio utilizzando il sale iodato. Va ricordato come il fabbisogno iodico aumenti in particolari situazioni quali la gravidanza. Diagnosi. La diagnosi può essere fatta esplorando visivamente e palpando il collo del paziente. Successivamente si eseguiranno prelievo per TSH, FT4, FT3 e, se necessario, per gli anticorpi antitiroide, ecografia tiroidea, per la valutazione del volume della tiroide e per l'identificazione di eventuali noduli, scintigrafia tiroidea, solo nel caso di un paziente con ipertiroidismo agoaspirato tiroideo, da eseguire in presenza di noduli ecograficamente sospetti per escluderne la natura neoplastica. Trattamenti. Nel caso del gozzo eotiroideo non associato alla presenza di sintomi compressivi, disfagia e barra o dispnea, non è indicata alcuna terapia, ma il semplice monitoraggio ecografico annuale. In presenza di un gozzo di grosse dimensioni è indicato il trattamento chirurgico, tiroidectomia. Nei pazienti con ipotiroidismo è indicata la terapia sostitutiva con ormone tiroide, mentre in quelli con ipertiroidismo si valuterà se procedere con una terapia medica, con l'intervento di tiroidectomia o con il trattamento iodio radioattivo, radiometabolico. Fonte. Informazioni rilevate dal sito, humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.